Okay, buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti in questo webinar. Mi presento, sono Simone Lazzaris e sono responsabile dei servizi data center per QCOM e come responsabile appunto dei servizi data center un po' di storia da raccontarvi. Oggi parliamo di social engineering, che è una tecnica che viene utilizzata per andare a estorcere informazioni e per violare le sicurezze aziendali, che viene spesso trascurata e che sulla quale abbiamo deciso di fare un focus. Allora, la prima cosa da tenere presente è che questo tipo di attacchi interessa tutti. Quindi, che sia una grande azienda, che sia un ente pubblico, che sia una piccola impresa, che sia un libero professionista, tutti sono potenzialmente vittime di questo tipo di attacchi. Sia in forma pura che mischiata ad altre tecniche che vedremo più avanti. Ecco, in ambito di sicurezza, la frase "cosa vuoi mai che succeda" è la cosa più pericolosa in senso assoluto, che è subito seguita da "abbiamo sempre fatto così e non è mai successo nulla", come quello che non ha mai avuto un incidente mortale. Allora, mi dicono spesso di essere paranoico, però io sono un ingegnere e voi non volete che quando un ingegnere progetta un ponte, in qualsiasi fase della sua progettazione, ma poi anche realizzazione e manutenzione, voi non volete che uno dica "cosa vuoi che succeda". Le cose devono essere a prova di bomba, perché altrimenti muore qualcuno. In ambito di sicurezza informatica, di solito non siamo a questi livelli, di solito il danno è morale o economico, però ecco, non è un buon motivo per abbassare la guardia. Questo perché ciascuno di noi ha sia dei dati che delle risorse che sono una ghiotta torta che qualcun altro vuol portarci via. I dati. Allora, i dati sono il nuovo petrolio. Esattamente come il petrolio, i dati vanno cercati, vanno estratti, vanno raffinati per produrre profitto. Ed è in gioco, come nel caso del petrolio, una notevole quantità di ricchezza. Pensate ai colossi dell'informatica, pensate a Google, pensate a Facebook, sono diventati colossi maneggiando dati, puri e semplici dati. Chiaramente hanno saputo trasformarli, hanno saputo impostare la loro azienda in modo da fare business su questi dati. Se i dati sono ricchezza, beh, c'è sicuramente qualcuno interessato ad essi, sicuramente ci sarà qualcuno che cercherà di portarceli via per prendersi dei soldi. I nostri dati sono preziosi anche solo per noi stessi. La mia rubrica telefonica magari ha poco interesse per le altre persone, però senza di quella io non so, quando devo chiamare una persona non so come fare, quindi per me è importante. Lo stesso tutta la mia storia della mia posta elettronica, piuttosto che tutto l'insieme dei documenti che ho sul mio desktop o salvati da qualche parte. Poi ci sono quelli che hanno anche dati che sono oggettivamente preziosi anche per terzi. Il mio cliente, ad esempio, esegue delle analisi di laboratorio sui metalli. Analisi che durano anche decine di anni in ambienti stressanti per andare a capire qual è l'affaticamento delle varie leghe metalliche. Un esperimento di quel tipo lì vuol dire anni di lavoro, vuol dire soldi, e andare a portare via quei soldi e venderli a qualcun altro può essere un'opportunità che qualcuno non vuole lasciar perdere. Sono famosi i cryptolocker. Il cryptolocker in questo momento è uno degli attacchi più inflazionati, uno degli attacchi che chiunque di noi ha subito o conosce qualcuno che l'ha subito. Però ci sono anche tecniche più insidiose. Ecco, a questo proposito teniamo presente che noi italiani siamo visti come buoni pagatori se le cifre sono basse. In altri stati, ad esempio negli Stati Uniti, si hanno vittime eccellenti che pagano anche 1 milione di dollari. Da noi è difficile che si riesca a mettere insieme una cifra del genere andando a attaccare un ente pubblico o un'azienda anche di grandi dimensioni. Tuttavia, per cifre che si aggirano sui centinaia di euro, poche migliaia di euro, diciamo che mi sono sentito anche dire: vabbè, spendo di più di antivirus, per cui tanto vale che tiri fuori 300 euro per riavere i miei dati se qualcuno me li ha portati via. Mi capita una volta all'anno, non è poi questa gran cosa. Non è un buon modo di ragionare, perché si è in balia di criminali, perché sono niente e altro che criminali. Ecco, oltre ai dati, dicevo, ognuno di noi ha delle risorse, risorse che possono essere capacità computazionali e di connettività. Un computer di adesso, anche in realtà anche un cellulare, ha una capacità di elaborazione non indifferente. Quindi, ad esempio, stanno nascendo tecniche che permettono di andare a
rubare CPU alle vittime per andare a minare Bitcoin, quindi qualcosa che uno non si aspetta. Oltre ovviamente alla risorsa più importante di tutti, che sono i soldi, e quelli state tranquilli che qualcuno cercherà di portarceli via. Tipicamente gli attacchi a risorse sono attacchi automatizzati da ampio raggio, cioè non vado a cercare di rubare il singolo computer del singolo signor Mario Rossi, ma se riesco a scrivere un virus che va a contattare 50 milioni di PC, ecco, allora magari può essere interessante. Di solito, per rendere più efficace questo tipo di attacco, si utilizzano tecniche di social engineering all'interno dell'attacco di massa. E su questo devo dire che il fatto che noi abbiamo una barriera linguistica nei confronti del resto del mondo, per oggi questa cosa ci è venuta incontro. Guardate le mail di spam, tipicamente sono scritte in un italiano abbastanza stentato o che è evidente frutto di una traduzione automatica. Quindi questo di solito può fare da campanello d'allarme, perlomeno per chi riesce a capire la differenza, riesce a fare da campanello d'allarme e farci capire se la mail è legittima o meno. Se fossimo, come capita negli stati anglofoni, se fossimo madrelingua inglese, l'attacco sarebbe fatto in inglese e probabilmente sarebbe più difficile difendersi. Ok, vediamo adesso al tema specifico di quest'oggi, la social engineering, detto anche hacking the wetware. Il wetware, voi sapete che i computer hanno la hardware, la parte dura, il software, la parte molle, e poi c'è il wetware, la parte bagnata, cioè il nostro cervello, perché la nostra testolina è immersa in un fluido, e quindi si cerca di sfruttare l'anello più debole della catena, l'anello umano. Porta sprangata, finestra aperta. Quando pensiamo a un hacker, noi pensiamo a quello che ci viene propinato dai telefilm o dai film, quindi un ragazzo al buio, sul computer, con i cartoni di pizza buttati in giro, che tipicamente con la felpa tirata sugli occhi e sui guanti, che non ho ben capito a cosa possa servire, e mentre in realtà non è così, non è così. Quindi è inutile che cerchiamo di blindare la nostra azienda con firewall, con IDS, con intrusion prevention system, con qualsiasi cosa, se poi, dopo aver sprangato la porta, abbiamo una finestra che rimane aperta. Perché gli hacker hanno tutt'altro ordine di armi da sfruttare, hanno altre frecce al loro arco, e adesso li possiamo vedere. Ingegneria sociale. Allora, cos'è la social engineering? Nel campo della sicurezza informatica, l'ingegneria sociale è lo studio del comportamento individuale di una persona al fine di capire informazioni utili. In altre parole, io sfrutto il modo di pensare degli umani, dell'essere umano, in modo da riuscire a ottenere informazioni. Quindi, tipicamente, mistificando, falsificando la mia reale identità durante una comunicazione, riesco a farmi dare delle informazioni che non dovrei avere. E il tutto si basa su due assiomi fondamentali. I computer sono bravi a conservare le informazioni e gli umani sono bravi a fornirle. Perché? Perché gli umani si fidano del prossimo. Tendenzialmente, diciamo, senza nessun elemento che prenda a favore o contro, di base noi umani siamo ben intenzionati nei confronti del prossimo, soprattutto se si pone verso di noi nella maniera giusta, ovvero sia se l'abito fa il monaco. Cioè, in concreto cosa succede? Che l'attaccante fa finta di essere qualcun altro per ottenere informazioni. Per far questo sfrutta diversi fattori, ad esempio può fingere situazioni stressanti per suscitare empatia, può creare situazioni stressanti per entrambi per abbassare la soglia di attenzione e produce informazioni che però ha reperito su fonti pubbliche come finta prova di identità. Allora, poi vediamo qualche esempio che forse rende tutto più concreto, però diciamo che l'attacco si struttura in tre fasi. Si fa prima una raccolta di informazioni, sia pubbliche che invece tramite uno scanning diretto e preciso sulla vittima. Si sceglie poi la vittima all'interno dell'organizzazione che si deve attaccare e si porta a fine, invece a buon fine l'attacco. Come si fa a raccogliere informazioni? Beh, prima di tutto si va sul buon vecchio Google. Quindi io, per esempio, comincio ad andare su
andare su Google e cerco il nome dell'azienda o il nome delle persone che so che lavorano in quell'azienda per vedere che cosa salta fuori. Magari qualcosa di interessante viene fuori. Posso cercare sui social, quindi su Facebook, Twitter o LinkedIn, tipicamente, che sono quelli più utilizzati, che sono quelli che tendono a far uscire più informazioni. Ovviamente il sito aziendale. Nel sito aziendale trovo tantissime cose. Ad esempio, vabbè, a parte tutti i dati che devono esserci per legge, quindi il codice fiscale, piuttosto che magari qualcuno sul sito mette anche l'organigramma perché vuole essere trasparente, vuole essere aperto, vuole far vedere qual è il proprio staff. Benissimo, io ho nome e cognome di tutte le persone che lavorano in quell'azienda. Posso andare a cercare di capire come sono fatte le email, quindi se riesco ad ottenere un'email dell'azienda, magari, che ne so, registrandomi sul loro modulo contatti, scambiando 2 o 3 email finte, chiedendo informazioni su qualche prodotto, ad esempio, o servizio, io posso ottenere, uno, come è formato dell'indirizzo, quindi è nome.cognome@nomeazienda, oppure iniziale del nome.cognome, oppure funzione aziendale chiocciola, e questo mi fa capire come posso andare poi a avere gli indirizzi email di persone che magari non mi hanno dato l'indirizzo email, però se so che è nome.cognome non ci vuole molto. Inoltre riesco a avere informazioni sul formato grafico dell'email, quindi come è fatta la firma, quali colori usa, in modo da poter eventualmente produrre mail uguali. Inoltre, come ultima cosa che magari, ultima che mi è venuta in mente, probabilmente ce ne sono anche altre, fonte di informazione sono i dati sulla registrazione del dominio. Quando io registro un dominio internet devo fornire al registro dei dati, tipicamente il contatto tecnico, magari qualche indirizzo, qualche numero di telefono, e sono pubbliche queste cose, a meno che io non mi prenda la briga di nasconderli, e lo posso fare però solo su alcuni top level domain, a meno che non mi prenda la briga di nasconderli, queste sono informazioni pubbliche che chiunque può andare a reperire. Ecco, questa è una ricerca di tipo passivo. Se io faccio questo tipo di ricerche, il bersaglio non ha alcun modo di accorgersi di essere sotto indagine. Non può saperlo, perché io mi limito a guardare elenchi pubblici. Esattamente come io non posso sapere se qualcuno in questo momento sta leggendo sulle pagine bianche il mio numero di telefono di casa. Non lo saprò mai. Ci ho messo io apposta, però non posso sapere quando qualcuno lo va a leggere. Ok, quindi ho raccolto tutta una serie di informazioni pubbliche. Benissimo, adesso faccio lo scanning, quindi attivamente pungolo il bersaglio per cercare di ottenere più informazioni possibili, ovviamente che siano utili. Come posso fare? Beh, banalmente posso chiamare il centralino e chiedere di parlare con la persona X e magari mi sento rispondere che non lavora più lì o che è stato trasferito in un altro reparto. Il centralino sa molte cose. Posso proporre dei finti sondaggi, concorsi o ricerche di mercato. Quindi io magari posso fare un concorso, vinci un iPad se rispondi alle domande, e nelle domande mi posso far dire delle cose. Posso organizzare un finto colloquio di lavoro, magari via Skype, che è anche poco impegnativo, e fare un colloquio, fare una finta proposta di lavoro magari all'IT manager e chiedergli di cosa ha esperienza. In quel contesto non sarebbe una domanda strana, anzi ci mancherebbe, però questo mi fa capire che cosa sa fare e cosa non sa fare. Posso affidarmi al malware, quindi andare a attaccare in qualche maniera l'azienda o cercare di piantare un cavallo di Troia in modo da poter poi operare dall'interno. Il tutto serve per ricercare informazioni per costruire una base comune. Una base comune vuol dire qualcosa di cui io posso parlare con empatia con un'altra persona in modo da catturarne la fiducia. Cosa serve per fare tutto questo? Poco, perché faccio una volta, adesso ormai non serve più, un telefono, una mail, tanta capacità recitativa, faccia tosta e poco altro. Quindi è una ricerca di tipo attivo, io sto contattando il bersaglio cercando di stare sotto il radar, cioè cercando di essere il più innocuo, il più normale, il più semplice possibile. Ok, un attimo, un bicchiere d'acqua, ok. Ho raccolto le informazioni. Adesso cosa faccio? Adesso scelgo la mia vittima all'interno dell'azienda. Vediamo degli esempi. Il primo è il reparto IT. Il reparto IT ha in mano tutti i dati dell'azienda, ha in mano la spina dorsale, il cervello dell'azienda. E è sempre sotto stress, perché fidatevi, il reparto IT è sempre sotto stress, ed è
poco preparato o un po' magari anche compiacente rispetto all'ingegneria sociale, cioè non si aspetta di essere la vittima, non se l'aspetta perché loro sono quelli preparati, loro sono quelli bravi, figurati se vengono a fare qualcosa a me. E invece vi dico che basta magari una voce femminile, magari di una ragazza che appare carina perlomeno al telefono, per mandare in pappa il cervello di dell'elitist manager medio, sempre che sia maschio. Altra figura molto, molto attaccabile è il segretaria o segretario di direzione, perché autorità praticamente uguale all'amministratore delegato, senza avere un nome ufficiale, però di fatto sa le stesse cose. Rispetto all'IT può essere magari in difficoltà nel momento in cui io comincio a caricare termini tecnici e alzare una crostina fumosa, una supercazzola di elementi tecnici, quindi magari può essere ingannata più facilmente da quel punto di vista e non è preparata, a meno che non abbia seguito questo webinar, non è preparata rispetto a un attacco di ingegneria sociale, perché è un qualcosa che uno non si aspetta. Altre vittime che possono essere sfruttate sono i centralinisti, perché sono spesso totalmente trascurati. Di solito si prende una persona che è la meno preparata possibile, la prepara il meno possibile perché costa. Però, anche se magari non ne siamo consapevoli, in realtà informazioni importanti, sa chi entra, sa chi esce, sa quali sono magari i corrieri che entrano e escono, conosce la posizione di tutti, quindi diciamo che è una finestra aperta da andare a considerare e che spesso invece non si fa. Altra vittima che spesso è oggetto di questi attacchi è l'amministrazione, perché ha accesso a risorse economiche. Al pari della segretaria di direzione non ha capacità per difendersi di fronte a una l'ho chiamata supercazzola tecnica e non è preparata, sempre che non abbia visto questo webinar, rispetto all'ingegneria sociale. Ok, dopo aver scelto la vittima, dopodiché posso fare un'altra fase di raccolta di informazioni più specifica, quindi sia tramite ricerche pubbliche che tramite scanning. Io posso andare a capire qual è il metodo migliore per costruire la base comune. Come dicevo, un argomento su cui basare l'empatia tra la vittima e l'attaccante. Una volta raccolte informazioni e scelta la vittima, procediamo con l'attacco. Quindi produciamo una situazione stressante per abbassare il livello di guardia. Si fa leva sui meccanismi tipici dell'essere umano, quindi l'empatia, la solidarietà, la disponibilità a essere flessibili rispetto a procedure rigide e magari inutilmente rigide. Si ritiene, perché se ne parleremo dopo, ma tutti noi abbiamo per esempio l'antipatia rispetto a dover cambiare la password tot volte all'anno e questa è una norma che viene ritenuta superflua, inutile e quindi magari perché no, facciamo uno strappo alla regola perché il tipo davanti ci sta simpatico, c'è la tendenza a fidarsi del prossimo. Questo viene agevolato dal fatto che io posso produrre prove fittizie confidando nella non paranoia della controparte. E una volta ottenuta la fiducia, porto a termine l'attacco. Ecco, vediamo degli esempi perché mi rendo conto che fino adesso probabilmente tutto quello che ho detto è un po' fumoso. Allora, questi sono esempi da un'azienda che, cioè, questo è il prossimo, un'azienda che ha effettuato dei penetration test. Allora, leggo perché così almeno ci capiamo. Una società informatica si assunse per controllare il livello di security della propria rete, prendendo le informazioni presso la Camera di Commercio, ricerca pubblica, e scoprimo che la società si è ripresa da una piccola crisi finanziaria. Controllammo la registrazione a dominio pubblica e controllammo presso il centralino, scanning, se il contatto tecnico fosse ancora assunto presso la società. La risposta fu negativa, come vi dicevo, il centralinista sta a molte cose e quindi chiamammo un sostituto. Passandoci per RIPE, che è un'autorità di registrazione dei domini, classi internet e tutto il resto, e inventandosi un problema per il rinnovo del dominio. Il sostituto si rivelò un assunto alla seconda esperienza di lavoro, quindi relativamente inesperto, e ci fornì tutti i dati necessari. Quindi con la mail fanno una ricerca su Google, ricerca pubblica, e scoprimmo che il tizio in questione aveva chiesto a più riprese aiuto sul newsgroup riguardo al firewall aziendale, che lui non era pratico. Benissimo, altro approccio. Si compra un cellulare, si affitta una casella postale presso un ufficio postale,
si crea una carta intestata ad hoc e mandando una lettera vergata in carta pregiata pubblicizzando una nuova azienda specializzata nell'assistenza su una serie di firewall commerciali, tra i quali, guarda caso, quello dell'azienda in questione. E fin qui hanno lanciato l'esca. Dopodiché producono una situazione stressante. Lasciamo passare qualche giorno e cominciamo a lanciare una serie di denial of service verso il firewall. Praticamente da fuori bombardano il firewall in modo da degradare le performance. Dopo 2 giorni di casini, scrivono il cellulare. Mandavano dei nostri a fissare il problema e che cattivi installarono una backdoor sul firewall. Pen test, finito. Come vedete, hanno sfruttato il fatto che l'IT manager, in una situazione di stress, ha chiamato l'azienda che si era presentata con una lettera senza fare magari tutta una serie di approfondimenti, senza cercare di capire chi fosse veramente. Probabilmente una ricerca su Google qui avrebbe evitato il problema. Sempre la stessa azienda, altro penetration test. Dal sito web dell'ufficio pubblico, ricerca pubblica, scoprimo che l'ufficio in questione possedeva una biblioteca giuridica all'ultimo piano aperta agli studenti di giurisprudenza dell'università. E qua fanno un po' di scanning, quindi telefonando al geometra dell'ufficio e spacciandosi per un altro geometra di un ufficio vicino, chiediamo il nome dell'azienda che aveva realizzato il cablaggio di reti con la scusa di dover fare il suo lavoro. Quindi qua vedete, semplice telefonata, un po' di faccia tosta, si finge di essere un collega o comunque qualcuno nella stessa posizione e ci si fa dare delle informazioni. E qui, qua, tutto sommato, niente di che, è un nome dell'azienda. Però se è un pochettino più importante perché vanno a chiamare la ditta in questione spacciandosi per il geometra con cui avevamo appena parlato e chiedemmo se fosse stato possibile ottenere copia dei progetti del cablaggio. Qui, se l'altra azienda fosse stata più scrupolosa, avrebbe magari effettuato il controllo, però ci si è fidati, ci si fida. Uno dice di essere tizio, io non ho prova del contrario. Passammo a prendere il giorno dopo e questi ci confermarono che in biblioteca erano presenti 2 connettori RJ45 collegati alla serie rete aziendale. A questo punto, un libretto universitario finto fatto con Photoshop, ci presentiamo all'usciere, sediamo in biblioteca, attacchiamo il portatile ai punti rete, penetration test concluso. Come vedete, qua vabbè, l'ingenuità è stata lasciare i connettori aperti e collegati, ma anche disponibili le informazioni che dovevano essere non disponibili lo erano. Questa qua poi è bellissima. Questo è fatto uno studio di un'università di Oxford che, invocando il diritto ai propri dati imposto al GDPR, ha mandato una finta richiesta di ottenere tutti i dati personali detenuti dall'azienda a 150 aziende. L'uniche diciamo, informazioni che i ricercatori hanno usato per scrivere la richiesta erano ottenute da fonti pubbliche, tipicamente LinkedIn. In altre parole, io ho preso i dati di Tizio trovandoli su internet. Ho scritto a, che ne so, Apple, Microsoft, il Sistema Sanitario Nazionale, dicendo: sono Tizio, questa è la mia mail, presa da LinkedIn, questo è il mio numero di telefono, preso da LinkedIn, dammi tutti i dati personali. Ora, il regolamento impone alle aziende di adottare misure per verificare l'identità del richiedente, però impone anche di non raccogliere dei dati in più apposta per tale scopo. Cioè, io non posso, se uno compra un iPhone, chiedergli dei dati in più per poterlo, non so, una password in più per poterlo autenticare in caso poi faccia questa richiesta. Quindi devo usare i dati che ho già. Uniamo al fatto che quando si tratta di GDPR, dall'altra parte magari l'azienda va in tilt e il 72% delle aziende ha dato risposta alla richiesta. Di queste, un quarto ha dato informazioni personali, tra cui il security social number, che dovrebbe essere un numero segretissimo, il numero di carta di credito o credenziale di accesso, senza richiedere alcuna informazione. Un quarto. Oltre a questo, il 15% ha richiesto una forma di identificazione facilmente falsificabile con un'altra ricerca pubblica. Solo il 40% delle aziende ha richiesto una forma di autenticazione sufficientemente sicura o impegnativa da non dare seguito nell'ambito dello studio. Quindi vuol dire che la grande maggioranza delle aziende non ha fatto nulla che potesse bloccare un tentativo di questo genere. Io, ripeto, io qua ho ottenuto carte di credito, io posso fare una truffa con questi. Ok, adesso vediamo invece un attacco di massa. Penso che le abbiate ricevute tutte queste mail. Ne ho ricevuta una mentre stavo arrivando qua. È un classico attacco di massa in cui mi si dice che sono entrati sul mio computer, mi hanno visto mentre andavo in siti per adulti che guardavo cose assurde. E hanno fatto un scription del sito, della mia fotocamera. Peccato che il mio computer, tra l'altro, la fotocamera non ce l'abbia, ma fa niente, cose del genere. Mi hanno chiesto 268 euro. Tra l'altro,
po' degli accattoni, francamente. Che tutto questo tentativo l'avete visto tante volte, però andiamo a esaminarlo un po' meglio alla luce di quello che abbiamo imparato. Questa è la seconda pagina, torniamo un attimo alla prima. Allora, tanto per cominciare, una prima cosa che vedo è che non riesco a vedere col mouse, non riesco a evidenziarlo, come lo vedete qua forse. Diciamo, tanto per cominciare, loro citano la mia mail. E questo è un qualcosa che magari mi fa montare il panico. Cavoli, sanno chi sono, grazie che sanno la tua mail, te l'hanno mandata. Però è un qualcosa che mi fa magari, mi fa montare il panico. Dopodiché usano un po' di gergo tecnico per andare anche dare l'idea di, cavoli, questi sanno di cosa stanno parlando. Nel software del router attraverso il quale sei andato online c'era una vulnerabilità. E vabbè, ok. In realtà no, tipicamente se mi hai visto la vulnerabilità me l'avessi sul computer, non sul router, quindi se proprio vogliamo dirla tutta, però fa niente. Il Trojan è stato installato sul sistema operativo del tuo dispositivo, va bene, ok, ha scaricato tutti i dati, vabbè, poi vabbè, fa commenti sembrando pervertito, io penso che sparando alla cieca ci abbia preso parecchio, perché chiunque guarda quei siti poi se ne vergogna. E quindi sono tutte cose che aumentano la mia situazione di stress. Poi altre cose, vabbè, Bitcoin va bene, non cercare di trovare e distruggere il virus, tutti e due i dati sono già scaricati su un server remoto, non vedo, le due cose non sono attinenti, ma fa niente. Non provare a contattarmi, questo non è possibile, l'indirizzo emittente viene generato automaticamente. Questa frase proprio non ha senso. Questo qui è proprio un qualcosa che non ha senso, tecnicamente non esiste, però è un qualcosa che aumenta il panico. Dopo il pagamento non ti disturberò più perché il codice d'onore degli hacker. Ma quando mai? Ma cos'è? Ma non esiste. D'ora in poi ti consiglio di usare il buon antivirus e aggiornarli regolarmente. Ecco, questa è l'unica cosa che sensata che ha detto, ma anche lì lo fa non a caso, ma lo fa per poter essere fonte autorevole. È un qualcosa che ci sentiamo dire da fonti autorevoli, quindi se ce lo dice anche lui vuol dire che, ah sì, sa di cosa sta parlando. E questo è un qualcosa che mi induce a fidarmi. Le tecniche sono le stesse, chiaramente qua sono tutte sparate nel buio perché non hanno fatto scanning, non hanno fatto ricerca di informazione, è qualcosa sparata nel buio e mandata a milioni di utenti. Però le tecniche sono queste qui. E come vi dicevo, la barriera linguistica ci aiuta perché l'italiano è abbastanza traballante se lo leggiamo bene. Tanta roba che ha azzeccato il congiuntivo, voglio che tu sia prudente, però la costruzione delle frasi si vede che è farraginosa. Per cui questo è un qualcosa che per il momento ci dà agio. È chiaro che nel momento in cui i sistemi automatici di traduzione diventano migliori, oppure banalmente qualcuno ingaggia un italiano per scrivere queste lettere, la cosa diventa più pericolosa. Ecco, a proposito di mail, un tipico attacco di cui ho testimonianza diretta, nel senso che qualche mio cliente è stato vittima, è il cosiddetto spear phishing. Cioè, quello di prima viene chiamato un gergo phishing, cioè si butta l'esca e si aspetta che qualcuno abbocchi, come quando si va a pesca, scritto col PH per fare figo. Lo spear phishing è la pesca con la lancia. Pesca con la lancia vuol dire che io non vado a buttare la esca sperando che qualcuno, non so chi, abbocchi. Scelgo un pesce, lo guardo e lo trafiggo direttamente. È una cosa personale tra me e lui. Come funziona? È un attacco via mail mirato verso una persona specifica. Tipicamente nel reparto delle risorse umane della contabilità. E il tutto nasce ottenendo le credenziali di accesso alla mail, che fidatevi è più semplice di quello che sembri, perché la maggior parte dei virus è in grado di farlo. Nel momento in cui io ho le credenziali di accesso, quello che fanno il 99% degli hacker, anche se non mi piace il termine, è usarlo per mandare spam, perché di solito si fa così, la cosa più facile e via. Però io posso anche fare una cosa diversa, posso magari mettermi a leggere quella casella di posta e vedere tutto il traffico. Nel momento in cui vedo che magari quella lì è una casella di posta su cui gira dei soldi, la tengo d'occhio finché
finché arriva il momento buono, quello che è rappresentato dalla nostra conversazione. Cioè, il tipo A dice al tipo B: mi piace il tuo prodotto, quello risponde: ok, guarda, costa 30.000 euro. Ok, lo prendo. A questo punto l'attaccante manda una mail finta dicendo: guarda, il mio nuovo IBAN è questo qui. Se io non vado a controllare, faccio un pagamento verso un conto corrente magari in Lussemburgo o alle Cayman, e poi quei soldi non li vedo più. Ovviamente dall'altra parte i soldi non arrivano, quindi magari tra qualche settimana, qualche mese, dipende da quanto è nervoso il venditore, mi dice: ma scusa, ma quando è che me lo paghi? Te l'ho pagato, ma no, non è vero. E infatti non è vero, perché si è stati truffati, è una vera e propria truffa. Questo lo si può fare proprio perché ho studiato il formato grafico della mail e mando una mail che è graficamente identica a quella del fornitore. Quindi mi fido, non ho motivo di ritenere che mi stia imbrogliando. Oddio, magari se ti cambia l'email e mi salta fuori che è del Lussemburgo o delle Cayman, due domande me le faccio, però, ecco, la cifra 30.000 non l'ho messa a caso perché è esattamente quello che due o tre miei clienti hanno dovuto pagare. E penso che sia una cifra che è abbastanza ricca da valer la pena di azzardarla, ma non così alta da scatenare una caccia all'uomo, perlomeno non qui. Con questo giochino, comunque, la Mattel ha perso 1,5 miliardi di dollari. Quindi non è un qualcosa che si può trascurare. Ok. Parliamo di password. Parliamo di password perché sulle password c'è una relazione di odio-amore che tutti noi abbiamo. La password è l'opzione zero in materia di autenticazione, cioè è quello che viene fatto se non ho idee migliori. Perché? Perché tecnicamente è facile da implementare. È qualcosa di semplice, ho già ampia letteratura, ho tanti esempi, non devo inventare niente, è una soluzione molto flessibile perché nel momento in cui invento un servizio nuovo, è più facile crearsi un setting nuovo di credenziale su un database separato. E tutto sommato, a livello di accettazione dell'utente, l'utente ormai è rassegnato a doversi gestire n password, non è che n più 1 gli farà la differenza. Ecco, e tutto questo è vero, ma è facile fare una cattiva implementazione delle password. Ad esempio, lasciando in chiaro le password sul database, cosa assolutamente da non fare. E oltretutto gli utenti tendono a gestire molto male le password di cui sono in possesso, perché o le mettono sempre uguale, o le scrivono da qualche parte, insomma ci sono molte criticità. Ecco, a proposito di password, diciamo che uno studio della BBC fatto qualche anno fa ha rivelato che il 70% degli utenti comunica volentieri le password ad un estraneo in cambio una tavoletta di cioccolata, si sono messi fuori da una stazione della metropolitana della City, a quelli che passavano dicevano: ti do della cioccolata, dimmi la tua password, e il 70% gliela dette. Ora, non saranno state magari tutte vere, però io sono convinto che ci sarà una grossa frazione di questi utenti. Io ho detto: ma sì, cosa vuoi che succeda? Appunto, rispetto a quello che dicevamo, cosa vuoi che succeda? Tanto per fino ad arrivare alla password ci sono tutta una serie di passaggi, magari sarà anche vero, ma intanto hai fatto saltare una barriera di sicurezza. Ecco, le password policy poi spesso sono molto ostiche, quindi come vede il mio riquadro, spesso ci viene richiesta una password con maiuscole, minuscole, cinesi, geroglifici, eccetera, 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 cosa che ci rende difficile memorizzarle. E teniamo presente che il concetto stesso di password in questo momento è in discussione, cioè si cercano, pensate all'iPhone, pensate all'autenticazione di Windows con la telecamera, si cerca di superare quel concetto. Ecco, questa è la vignetta che metto sempre perché è abbastanza esilarante. Adesso non so quanti di voi siano a proprio agio con l'inglese, comunque più o meno si capisce. Cioè, il concetto è storicamente una tecnica molto usata per andare a inventarsi una password e prendere una parola non comune, sostituire alcune lettere con dei numeri, magari mettere una maiuscola, aggiungere alla fine un segno di punteggiatura e una cifra, e mi sono fatto la password. Con questa tecnica, andando a contare i bit di entropia che si vanno a usare, ho più o meno 2 alla 28 combinazioni che a 1000 tentativi al secondo, cosa che un computer moderno fa senza difficoltà, me la indovina in 3 giorni.
Però al contempo io non me la ricorderò mai, nel senso che non mi ricordo qual è la parola, magari è una simile, dove, quale zero ho messo al posto della O, in quale punto. Insomma, è difficile da ricordare. Basterebbe scegliere quattro le parole comuni a caso per avere 44 bit di entropia, cioè lo stesso computer di prima ci metterebbe 550 anni a indovinarla, e per quanto riguarda la facilità di memorizzazione, la state già memorizzando. Quindi, in 20 anni di sforzi, siamo riusciti a allenare tutti a usare password difficili da ricordare per gli umani, ma facili dai computer da rompere. Complimenti, un bello sforzo, inutile. Ecco, fortunatamente il GDPR supera l'obbligo di seguire delle regole cibernetiche, perché se vi ricordate che il vecchio decreto di sicurezza c'erano delle regole ben precise. Il GDPR dice che la password policy deve essere adeguata. E quindi magari posso finalmente usare delle frasi e non delle parole che mi aumentano moltissimo il numero di combinazioni e la facilità di memorizzazione. Ecco, e uno dei criteri da utilizzare sempre è di non riutilizzare le password per servizi diversi, soprattutto quando i servizi diversi hanno un livello diverso di sicurezza. Mi spiego meglio. Se io uso la stessa password sul primo sito che capita, e per la mail di Google, e per la web, per l'accesso alla banca, non è una buona idea, perché sito qualsiasi può essere scritto qualsiasi. Quindi non so che tipo di sicurezza possa mettere in piedi. E se mi bucano quella password, me l'hanno bucate tutte. Quindi usiamo un password manager che per ogni sito mi genera la password, se la ricorda lui e non me lo devo ricordare io, puntando magari su sistemi single sign-on, in cui magari io mi ricordo una sola password e posso usare quella dappertutto, ma perché è il sistema che è integrato al suo interno. Ecco, una cosa che magari non lo sanno: se io scelgo una password molto lunga per il wifi, posso generare un QR code, per cui se mi arriva un ospite e gliela voglio dare, invece di perdere mezz'ora a far inserire tutti i codici, basta che mi inquadri il QR code ed è fatta. Ecco, l'identificazione, diciamo, vediamo andare un po' oltre le password. Ci sono più metodi per identificare una persona. Tipicamente si basano su questi tre principi, quindi una cosa che sai, una cosa che hai, una cosa che sei. Una cosa che sai può essere un PIN o una password. Il PIN non è altro che una password più corta. Una cosa che hai, quindi magari il mio cellulare, un token apposta, o una cosa che sei, una cosa che sono, quindi la mia impronta digitale, l'impronta della retina. Se ha un'autenticazione forte a due fattori, nel momento in cui non ne uso solo una, ma ne uso due, di tipo diverso, una cosa che so, una cosa che ho, una cosa che so, una cosa che sono. Ad esempio, un esempio molto buono è Google Authenticator. Praticamente è molto semplice da usare, perché basta un'app gratuita, c'è, cioè, per tutti i tipi di cellulare, e non è neanche obbligatorio usare quella di Google. Io, per esempio, uso quella di Red Hat. Si genera un secret che viene acquisito dal cellulare tramite la lettura di un QR code. Un secret è una password lunga 32 caratteri casuali, quindi un numero di bit notevoli. A partire dal secret, tutte le volte che io lo richiedo, viene generato un PIN di 6 cifre che viene inserito dall'autenticazione. Può essere basato o sul tempo o sul numero di utilizzi. Diciamo che è facile da implementare ed è facile da gestire per l'utente. Quindi io, invece, o a fianco della password, andrò a inserire anche un PIN che mi dimostra che io ho in mano il secret, quindi tipicamente ho in mano il cellulare che ha acquisito quel secret. Oppure posso puntare su sistemi passwordless. Pensiamo a WhatsApp, non ha. Quindi non ci possono essere esempi di password rubate. Si identifica direttamente il dispositivo. Può essere un problema quando mi rubano il cellulare. Microsoft, Apple e Google stanno cercando di usare l'identificazione del volto piuttosto che dell'impronta digitale. Non richiedono impegno da parte dell'utente e non devono essere a prova di bomba, perché sono elementi da inserire in un sistema multifattore, e quindi la loro potenza viene moltiplicata. Ecco, un po' di curiosità. Questi qui sono dati estratti da un leak, quindi da degli attacchi che hanno fatto trapelare delle password, appunto, salvate in maniera non cifrata sul database. Qualcuno ha guardato queste password, si è fatto due domande, ha fatto un po' di statistica. Sui PIN da 4 cifre, quindi, allora, il database era di 7 milioni di PIN lunghi da 4 cifre in su, 3,5, quindi la metà, quindi molte, erano di 4 cifre. 4 cifre, il 10%, quasi l'11%, è 1, 2, 3, 4. Se avete presente Spaceball,
penso che non ci sia da aggiungere altro, cioè è una combinazione totalmente ridicola, è come se non ci fosse. Se andiamo a vedere gli altri più diffusi, 1111, 0000, 1212, cioè sono veramente semplici. Un terzo di questi PIN, un terzo, quindi un milione e qualcosina, può essere dominato usando 61 tentativi. Tenete conto che dovrebbero essere 10.000 combinazioni, quindi capite che come il campo sia ristretto. Questo perché noi non siamo bravi a ricordarci le password. Ecco, da un altro leak, da mezzo miliardo, 500 milioni di password, ci sono un po' di curiosità. Quindi, ad esempio, vedete che 6.000 persone amano la vita e 1.300 vogliono morire. 890 amano le tartarughe, 170 adorano le tartarughe, 155 amano per chiunque. C'è di tutto. C'è pup lasagna, le uova sono buone, le uova sono cattive, c'è di tutto. La gente veramente si diverte. E il Correct Horse Battery Staple, quello della vignetta di prima, è usata 103 volte, quindi non usate quella. Ok, come possiamo difenderci? Perché tutto questo è bello, ma come possiamo metterci una pezza? Allora, prima di tutto bisogna tenere conto che il pericolo più grande è il fattore umano. Quindi in quest'angolo abbiamo firewall, cifratura, antivirus, eccetera, e nell'altro angolo abbiamo Dave, il fattore. Come dice Kevin Mitnick, che è uno dei primi hacker sociali, che si è beccato anche una condanna abbastanza severa qualche anno fa, il più grande pericolo alla sicurezza di un'azienda non è un virus, non è un buco in un programma o un firewall mal installato. Il più grande pericolo potresti essere tu. Allora, la prima cosa è educare gli utenti. Formazione, formazione, formazione. Spesso l'utente non ha idea di come sia facile falsificare o una telefonata. Quindi bisogna insegnare a verificare le informazioni provenienti dall'esterno con un IT interno o con qualcuno che sia deputato a farlo e non fidarsi delle informazioni fornite da chi ci contatta. Quindi anche soltanto raccontargli gli episodi che abbiamo visto prima è istruttivo perché uno può capire come funzionano. Come posso rendermi conto? Per esempio, effettuare dei test a campione. Io potrei, ovviamente con l'autorizzazione di chi di dovere, effettuare delle finte telefonate o delle finte mail per cercare di capire se queste tecniche funzionano sulla mia realtà aziendale. E bisogna essere soprattutto coscienti di quali sono le informazioni pubblicamente disponibili e di quelle che invece e di quelle che scriviamo volontariamente sui social. Quindi cosa può sapere chi attacca di me che quindi non deve essere utilizzato come prova di identità. Secondo, stabiliamo delle linee guida. Cominciamo a stabilirle, poi si raffinano, ma è importante averle. Quindi tenendo ben distinti i social personali da quelli aziendali, quindi magari non usare la mail aziendale sui social personali, quindi separarli. Le comunicazioni tra sedi e reparti devono essere disciplinate per evitare abusi, tenendo conto che le policy devono essere ragionevoli oltre che efficaci, perché se sono viste come inutilmente draconiane, non vengono seguite e quindi non servono a nulla. Una volta scritte le policy, educhiamo i dipendenti in modo che vengano seguite, ripeto, devono essere ragionevoli. Tenere aggiornati i sistemi, che ve lo dico sempre, non fa mai male. Ecco, il punto chiave è verificare sempre l'identità dell'interlocutore. E per procedure più sensibili, come ad esempio quella che abbiamo visto tramite lo spear phishing, cambio di IBAN, queste cose qui, stabilire dei punti fermi che ci devono essere. Quindi ad esempio contattare sempre l'interlocutore tramite un altro canale, di telefono, piuttosto che produrre magari una copia della carta d'identità, insomma cose che siano un po' più rigidi, più difficili da falsificare rispetto a una semplice mail. Ecco, terza cosa, tenere aggiornato il famoso wetware, quindi mantenersi allenati con sessioni di ripasso, con delle campagne di sensibilizzazione, magari con degli attacchi simulati, dando visibilità tutte le volte che si sventa una minaccia a noi o un'azienda che si conosce, perché a questo punto si rende palpabile il clima, cioè uno magari non ha percezione del fatto di essere potenzialmente sempre sotto attacco. Se magari lo ricordo o gli faccio vedere che le cose capitano, questo è un qualcosa che può sicuramente tenere alto il livello di attenzione. Effettuare degli audit periodici per rivalutare le priorità a distanza di tempo, perché le persone si spostano, perché l'azienda cambia, perché cambiano i pericoli, è giusto che si rivedano anche le policy. Ok, a questo punto io avrei terminato e vediamo se ci sono delle domande. Ok,
Avete delle domande, quindi? Allora, me ne è arrivata una che chiede quale può essere un buon sistema per identificare l'interlocutore, per evitare appunto i dubbi. Beh, ad esempio, noi come provider di telefonia e di servizi internet, noi chiediamo il codice cliente. È qualcosa che è in fattura, è qualcosa che non è pubblico e dovrebbe essere, come si dice, noto soltanto all'interlocutore. Per quanto invece riguarda quando dobbiamo fornire noi delle informazioni, noi le mandiamo al contatto aziendale di cui noi abbiamo dati, non le mandiamo mai alla mail che mi ha richiesto il dato. Cioè, se l'azienda X mi chiede un dato e il signor Tizio me l'ha chiesto, io so che il contatto tecnico è, come si dice, è un altro, lo mando sempre al contatto tecnico. Ok, allora, per caso qualche numero e fonte da fornire riguardi agli attacchi citati oggi. Allora, questa qui sì, dovrei averla. Allora, in realtà l'avevo anche indicata sulle mie slide, poi quando è stata rivista la grafica sono andate via. Vediamo un attimo. Facciamo così, se mi scrivete in privato, vi rispondo esattamente con il link. Ecco, una che è molto carina da vedere, se voi cercate su YouTube c'è un video di un hacker che utilizzando un pianto di un bambino, quindi se trovate social engineering crying baby, cercate, trovate una hacker che riesce a farsi dare i dati di una mail semplicemente sfruttando il fatto, semplicemente fingendo di essere una mamma con un bambino piccolo che piange, ed è fantastica. Qualche software di password management, io uso KeepassDroid su piattaforma Android, è molto carino LastPass, che è multipiattaforma, cioè sia per desktop che per dispositivo mobile, ne ho sentito parlare molto bene, ecco. Quindi suggerimento di utilizzare una password manager, sì, sicuramente il password manager è il suggerimento migliore quando io devo gestire delle password, perché allora deve essere affidabile, perché chiaramente se perdo quello il danno è molto più grande, però sì, è lo strumento più affidabile perché mi permette di generare password veramente forti e non mi costringe non mi permette di non dovermela ricordare o segnare altrove. Quindi sicuramente un password manager è la cosa più utile. Ecco, le slides vi saranno inviate in formato PDF a tutti gli iscritti, mentre sul sito dell'associazione troverete il video del webinar. Ecco, ultima cosa. Quando si fa riferimento alla mail di phishing, si dice: so che la tua mail è stata aperta. È possibile vedere, cioè, diciamo, qualcuno può sapere se io ho aperto una mail, al di là delle notifiche di lettura? Sì e no, nel senso che disattivando le notifiche di lettura c'è una tecnica che consiste nel mettere delle immagini, magari anche invisibili, o quindi un pixel per un pixel, quindi non visibili di fatto, delle immagini su server remoto. A quel punto lì il server remoto vede la richiesta quando io apro la mail, se il mio client di posta è configurato in modo tale da aprire le immagini remote. I software di posta un pochettino più evoluti come Thunderbird per default non lo fanno, o comunque posso dirgli di non farlo, per cui in questa maniera uno non può neanche sapere se io ho aperto o meno una mail. Ecco, direi che non ci sono più domande, quindi possiamo chiudere il webinar. Grazie a tutti per aver partecipato.